Pecore elettriche con Davide Allegranti. Ciao, qui Davide Allegranti. Le cose non si mettono bene per Joe Biden, che rischia davvero di perdere contro Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. Un sondaggio del New York Times, non esattamente un quotidiano conservatore, dice che Trump è in vantaggio in 5 dei 6 cosiddetti swing states, cioè quelli in cui può alternativamente vincere o il candidato democratico o il candidato repubblicano. Insomma, sono quegli stati cosiddetti in bilico. Trump è in vantaggio di 10 punti in Nevada, di 6 punti in Georgia, di 5 punti in Arizona, di 5 punti in Michigan, di 4 punti in Pennsylvania. Biden, insomma, è in vantaggio soltanto nel Wisconsin. Contro Biden, come emerge già in altri sondaggi, pesa il fattore età. Questo mese il presidente degli Stati Uniti d'America compirà 81 anni. Donald Trump è più giovane di lui di soltanto 4 anni, ma evidentemente appare nettamente più giovanile agli occhi dell'elettorato. Il 71% degli intervistati pensa che Biden sia troppo vecchio per essere un presidente efficace, un'opinione largamente condivisa anche dall'elettorato democratico, visto che anche il 54% dei sostenitori di Biden pensa che sia troppo vecchio. Solo il 19% dei sostenitori di Trump pensa che l'ex presidente degli Stati Uniti sia troppo anziano e solo il 39% di tutto l'elettorato ritiene che sia troppo vecchio. Il 62% degli elettori americani pensa che Biden non abbia l'acutezza mentale per essere efficace. Insomma, i numeri sono preoccupanti per i democratici americani e in giro per il mondo si fa già i conti con un nuovo mandato di Donald Trump. Molte le domande, tra cui ne campeggia una prioritaria: come si comporterebbe Trump nei conflitti in corso? Che cosa farebbe in Ucraina e come affronterebbe la guerra in Medio Oriente? Negli ambienti conservatori vicini a Trump circola uno spin tutto da valutare. Con Trump presidente, di nuovo, non ci sarebbero più guerre. Lo stesso Trump ha dichiarato che con lui alla guida degli Stati Uniti il conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia finirebbe in poco tempo. C'è poi la questione delle ondate protezioniste che con un secondo mandato di Trump sarebbero vigorose. Alcuni giornali statunitensi vedono il protezionismo come un rischio da evitare, sarebbe un disastro, insomma. In Italia c'è chi la vede diversamente. Federico Rampini, in un articolo sul Corriere della Sera, dice che sbaglia l'Economist a essere così severo su Trump. Il protezionismo di Trump ha reso l'America più povera, ha dato scarso aiuto agli esportatori e ha irritato i suoi amici, ha scritto l'Economist. La prima parte di questa frase è spudoratamente falsa, dice Rampini. L'America non si è affatto impoverita né durante né subito dopo la presidenza Trump. Al contrario, stupisce che The Economist con quell'affermazione possa ignorare tutti i dati sulla vigorosa crescita economica americana e il notevole aumento dei redditi delle famiglie, dati che appaiono regolarmente sullo stesso settimanale, dice Rampini. Le famiglie americane hanno avuto un momento di disagio durante la pandemia che è stato più che compensato dallo tsunami di aiuti pubblici, 5.000 miliardi varati da Trump e poi prolungati da Biden. I dazi di Trump non hanno impoverito gli americani, che oggi sono ben più ricchi rispetto al 2018. Non hanno neppure creato inflazione, questo smentisce un'altra previsione che pure era molto diffusa tra gli economisti. L'inflazione è nata dopo, per cause diverse e ben note: squilibri nel mercato energetico, pandemia e strozzature nelle catene industriali e logistiche, gigantesca creazione di liquidità e credito facile da parte della banca centrale, deficit pubblici smisurati ed eccesso di potere d'acquisto che nulla hanno a che vedere con i dazi, scrive ancora Rampini. Ecco, se c'è una cosa alla quale però gli elettori non stanno credendo è la Bidenomics, il pacchetto di politiche economiche dell'amministrazione Biden che avrebbe dovuto fronteggiare l'inflazione. E non solo. Il già citato sondaggio del New York Times dice che soltanto per il 2% degli elettori lo stato dell'economia è eccellente. Ciao, a domani!